Scala dell'Alto, la prima edizione del Presepe Vivente al Brescia. Mir Broma, Mir Serdic Cincofte, Paradicionca Presepe Vivente al Brescia. Questa è una bellissima iniziativa, è un'idea del parroco Don Franco Scalise che vede coinvolte all'unanimità sia l'istituzione, l'amministrazione comunale, sia l'istituto comprensivo di Palagorio, in particolare gli alunni delle scuole primarie e secondarie di San Nicola dell'Alto e naturalmente tutta la comunità sannicolese che si è dimostrata veramente entusiasta rispetto a questa bellissima iniziativa. Noterete che si tratta di un presepe particolare perché i bambini, ma anche gli adulti che hanno voluto partecipare come figuranti, sono vestiti nel costume tipico tradizionale al Brescia, la zocca, e anche i maschi in qualche caso si sono vestiti con il vestito tipico. Noterete anche le scritte in doppia lingua, è una volontà del parroco che io naturalmente ho appoggiato in quanto sportellista qui del comune di San Nicola dell'Alto, e va bene. Cominciamo questa passeggiata. Allora, ci troviamo nella prima scenetta di questo presepe vivente al Brescia, è il fornaio, Furnari. E qui alla mia destra vedete questi splendidi bambini, alcuni sono davvero figli di panettieri, che stanno impastando per noi e stanno facendo con le loro manine delle focacce utilizzando un forno che è veramente particolare, perché come vedete in realtà ci troviamo in un locale dismesso, un po' quasi fra un po' viene giù, insomma, ma la cosa bella è che abbiamo ripulito questo locale e sotto le erbe abbiamo trovato questo bellissimo forno che di fatto veniva utilizzato in passato per infornare il pane di questa ghitonia, cioè di questo vicinato. Ecco, volete dire qualcosa bambini? Michele, ti stai divertendo? Ne. 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 Lui sta mangiando. Quello che ti dice la mia è senza bastonare. Ne. Bottini. Io. Io. Ti. Io. Ti. Ecco, invece vedete, questa bimba è vestita con la zocca, l'abbiamo già visto in altre occasioni quando siete venuti a trovarci voi della TV, ed è appunto il vestito tipico, in realtà a festa delle donne, e in questo caso proprio per far vedere ai nostri ospiti che sono venuti gentilmente a trovarci quali siano le nostre tradizioni, lei e non solo lei si sono abbigliate con questa zocca. Tu ti chiami? Angela. E ti piace questa idea del presepe vivente al Brescia? Sì. E vuoi dare qualche suggerimento? Qualcosa? No? Vuoi fare un saluto nella tua lingua? Shihami. E c'è buon core? Acitazo. E c'è preparare? Buki. Buki. E nani? C'è buon. E c'è trazon pra? E buon chiatto chiatto? E pra avete furri? Ne. Ma perché avete buon buki? Ne. Ne. Io contento sei a te? Ne. 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 Rinimir. Ed ecco che i fornai hanno imbandito questa tavola per noi, facendoci vedere quali sono alcuni dei prodotti tipici dolciari di questa comunità Arbrescia di Calabria. Io parlo adesso un pochino in Arbrescia. Tu che mi crustiet, chant bono me miach, vinicoto miach, zucker e vach. Tu che mi pet fuiatin, quella che si chiama pittanchiusa nel resto della Calabria, e oste bon me miach, vinicot, vach, zucker, menduat, cicchiarme, stafide, e corti e mandarini. Niet raz crustugi, queste sono fatte col miele, queste invece col mosto cotto. Tu che mi fischkotet, che sono fatti con l'impasto appunto di farina bianca, acqua e semi di anice. Questo invece è un tipo di, la classica forma di pane che vediamo sulle nostre tavole. Lì abbiamo invece raganat, che si fa con l'impasto del pane misto a olio e un po' di sale in aggiunta. Poi ancora un altro tipo di crusti, delle pagnotelle pchunstin, diciamo noi, dei biscotti per il latte.
E laggiù vedete invece delle ghirlande di fichi secchi, sono fichi secchi e poi infornati, e quella bellissima cesta è la miniatura di quella che noi chiamiamo cistelle fico, ci sono proprio cistelle da fico, cioè da fico appunto, delle ceste che servivano per stendere questi fichi bianchi al sole per poterli essiccare e poi infilzare nella carne. Ci troviamo alla seconda scenetta del presepe vivente a Brescia e questi sono Pecurart, i pastori. Sono tre bellissimi bambini delle scuole elementari di San Nicola dell'Alto, e a sinistra vediamo le pecorelle che naturalmente sono un po' impaurite per la nostra presenza. Comunque colgo l'occasione, trovandomi in questa scena, per dire che la comunità san nicolese tutta ha partecipato con moltissimo entusiasmo a questa iniziativa. Io mi auguro che veramente simili iniziative possano avere un seguito e possano servire da stimolo a questa popolazione affinché ci siano sempre nuove idee, soprattutto per questi bambini e per i giovani pochi che sono rimasti in realtà in paese, che sono la nostra ricchezza. Je contenta d'bocchta? Ne. Francesco Le Rose. Ti chiuca Francesco, trombe cadellet? Io. Io contento. Ti si chiuca? Nicola. Ti si chiuca? Michele. Allora abbiamo Michele, Francesco, Nicola, non sono affatto spaventati delle pecorelle, infatti, forse più loro direi. E cosa volete dire, qualcosa per chi ci sta guardando, un augurio, che cosa? Buon Natale. Felice anno nuovo. Grazie, ti? Auguri di buona festa. Grazie. E su mie cose, si chiuchet kitchen grach? Si chiuchet? Mandielli. Si chiuchet? Mandielli. Vedete come sanno parlare bene l'arbrescia, anche se sono così piccoli, che bello. E chi si chiuchet? Scope. E chi che te grossa si chiuca? Scoppia. Oh, bravi, sono bravissimi. Ci troviamo nella bottega del sarto, vediamo questi splendidi bambini ancora una volta vestiti in costume che stanno realizzando per noi dei vestiti o qualche creazione. Alla vostra sinistra invece potete ammirare due esemplari di coperte coperte all'uncinetto, anche qui tipicamente san nicolesi o comunque a Brescia, e dei vestitini, delle zocche appese. Ecco un'altra scena del presepe vivente a Brescia. In questo caso abbiamo delle bimbe che stanno lavorando al telaio, e queste, e dietro di loro appunto delle creazioni fatte proprio al telaio nel passato. E queste bimbe si chiamano? Ursula e Filomena. Vieni contenta di buoni presepi? Ne. Ne. C'è buoni io? Tegargalia. Tegargalia. Grazie bimbe. Mentre nella stanza accanto ci sono delle bimbe che lavorano ai ferri e all'uncinetto. Vediamo cosa stanno facendo queste splendide bambine. Eccole qua. Buonasera. Buonasera. Ciao, tu chi sei? Asia. Asia? Sei felice di fare questo presepe? Sì. Guarda lì questo signore che ti vuole vedere quanto sei bella. E allora vediamo cosa stai facendo per noi, vediamo? La coperta. Una coperta. E con che cosa? All'uncinetto? Sì. All'uncinetto. Poi vediamo chi c'è ancora lì. Iniziamo da Anastasia, che è la sorella di Gesù Bambino, la vediamo dopo. Maria, ciao. Ciao. Cicbon. Te Griseu. E Cicbon te Griseu. E Cicbon. Ne. E sì, e invece forse tu, Maria? Mezzogin. E contenta di sportare? Ne. E invece tu che mi diletti? Dilettati Cicbon. Maien. Cicbon Maien. Che cura? Ne. Di Maiarelle? Ne. Sì, e invece diletta? Mezzogin. E contenta di sportare? Ne. Do te boš pamet? Ne. Do tu si nekosta to kad televizijom, što kan par gdje do kaj čite je, ali te boš Če tu ti suje, če radite se kini ardu? Ne. Suja. Grazie, se che di alto. Grazie, ti che bucur. E invece Sara, c'è buon? Te c'è schietti. Te c'è schietti? Ti è contento? Ne. C'è buon di agnarelle? Ne. Va bene. Invece tu che ti chiami? Sara, grazie. Mime. Tom. Uja mima, ja ci potek rysheu. Uja mima, ja ci potek rysheu. Ne?
Ma io vogliono sempre bash curboni de regolate de criceo? Ci dice che loro si riuniscono sempre quando lavorano ai ferri all'uncinetto, così tutte insieme. E questa bellissima coperta, anche vogliamo farla vedere, è una lavorazione tipica di San Nicola. Questa è quella più antica, questa è la coperta nostra proprio di San Nicola per antonomasia, fatta al telaio. Ed è di lana, vero? Sì, è fatta al telaio. Al telaio. Una tovaglietta praticamente fatta al telaio, anche quella azzurra. Sì. Invece questi sono degli strofinacci più piuttosto antichi. Quella è anche una coperta, quelle sono delle federe ricamate a mano. Quella è un copricuscino. È un copricuscino matrimoniale. Quella invece, quello che non viene, aspetta che non viene. Quella invece è un copricuscino singolo. Poi c'è anche la chiamali col nome al breccio, per favore. Sberza antica, Erika Marme, che tu hai coperta di bonate cresceo. Perché mi porto più mazze, te hai ogni legno, una camicia da notte, insomma, così. E scoperta di regola o di cresceo? Tutte cresceo, gli altri te cresceo. Ecco. Uno, sono, questa è di un lettino, è singola. Dopo un te cresceo, metto quattro luzze piccoli. Questo è un altro tipo di lavorazione, sempre all'uncinetto, comunque, sempre te cresceo. Sì. Vai a usare l'età di Anciurbegni. Ecco, Yant Bucura. Poi abbiamo qui il fuoco acceso, vedete? E anche degli oggetti caratteristici del passato di San Nicola dell'Alto. Cosa ci vuoi dire, Adriana, di cosa vediamo? E niente, quella è la pozza. Sì, dove si cucinava, insomma, si cuoceva. Sì, ma anche la carne là, sì. Sì. E i capifuochi, praticamente gli alari. Poi c'è il treppiede, perché prima si cucinava, si cuoceva tutto sul fuoco. Sì. E nient'altro, che dobbiamo dire? Anche questo è un reperto. E questo è un lume a olio. Coglierei questa occasione per chiedere a qualcuno, appunto, dei convenuti quali siano le impressioni di questo presepe, se c'è qualcuno che vuole fare qualche commento. Per esempio Gian Piero, che vive a Firenze, sei stato un mio compagno di classe a Prato, cosa ne pensi di questa idea? Penso che è un'occasione importante anche per far rivivere un po' le tradizioni popolari, il presepe. E poi San Nicola dell'Alto aveva veramente bisogno di una spolveratina su queste cose, in modo che facciano un po' agglomerare, amalgamare il paese e la popolazione. Ti dico che è una bella occasione. Ci siamo riusciti, credi? Sì, penso di sì. Ho visto solo un paio di tappe, ma la cosa funziona, va bene. Mi piace. Io devo dire che è una cosa molto emozionante. Io vengo a San Nicola da 20 anni. È la prima volta che vivo questa situazione, veramente molto bello e, ripeto, emozionantissimo, insomma, bello, bellissimo. L'aspetto quindi che la colpisce di più qual è, o anche la scena che la colpisce di più, per qualche ricordo, qualcosa? Ma no, devo dire che è tutto molto bello e significativo. Io ho vissuto anche la preparazione e quindi mi ha preso parecchio. Io devo solo complimentarmi con chi ha organizzato questa cosa, veramente. Grazie, grazie a nome degli organizzatori, buona visita al presepe. E ciò che mi zappatus, ciancesni instrumenti, se te dera bontti mio dimbri, engmund vegni jast. Allora, te cosci? Francesco Valente. E c'è bon? Il contadino. E c'è bon zappatur e c'è piombe grastele, tu? Ne. Ne? Te cosci? Francesco Siciliani. Contadino. Ne. Cosa? Antonio Costanzo. Oggi ci piace. Piacere che qui è mente chi può. Te qui è mente, Anita, qui è mente. Te stanno. Te stanno. Ne, ne, ne. E braccio. Allora, guardate,
Qui hanno questa stalla è bellissima già di per sé, cioè, non è stato difficile allestirla perché vedete come è fatta ed è una bellissima rappresentazione anche ancora una volta di come le case qui a Salicola venissero costruite. Se vedete infatti in alto, vedete questi travicelli di Alaterno, che si mreti, questi si chiamano tigillet, e poi incanata, vedete appunto queste canne intrecciate sopra le quali veniva messa poi la creta e sopra la creta le tegole, le travi poi, e qui questa è stata veramente una stalla fino a una ventina di anni fa e l'abbiamo già trovata così, una cosa spettacolare, tutta la paglia, quindi questi bellissimi bambini non fanno altro che rappresentare la ciliegina sulla torta. E, mentre hanno procurato i bambini alcuni degli attrezzi più caratteristici dell'attività contadina qui di San Nicola dell'Alto, stridenti, forca a tre rebbi, fosse stato a due sarebbe di Criani, poi abbiamo l'pata, che mi ha in sciatarello, in zapet veramente, poi basti per salire appunto sugli asini e sui cavalli, cioè per montare, chiedo scusa, parmendame di manuzza, eccetera eccetera, e questo invece era uno spazio dedicato proprio al riposo degli animali, questa parte qua. Questa è la scena del cestaio, anzi delle cestaie, e avete modo di ammirare queste bambine che stanno realizzando per noi questa serie di ceste, cioè sporte panare in realtà. Tuian sportarelle sono caratteristiche appunto della nostra zona e sono realizzate con delle lische, dei listelli di canna intrecciati all'olmo, vidi, quindi che mi carme e vide. Però invece che mi mo panare, tu ancistellet e buona meristuc, cioè con le stopie e le reste delle spighe di grano che venivano dapprima colorate con dei colori naturali la maggior parte delle volte e poi intrecciate, però prima inumidite e appunto poi intrecciate, e questo è un lavoro che veniva fatto prettamente in estate, appunto dopo la raccolta, dopo la mietitura. E ho cistella fico, quindi la cesta appunto per i fichi, cioè dove venivano stesi i fichi secchi al sole e le stesse poi venivano messe nel forno, quindi venivano infornati i fichi e poi li si poteva mangiare appunto tutto l'anno. Andiamo a trovare anche in questo caso queste bellissime bambine che si chiamano si chiuche ti? Esther. Ti? Michela. E ti? Giovanna. Cic Boni? Cistellet. Cistellet. Si chiuchet chi a ti? Cic Bon? Ciò chi a ti? Ciò? Puntaruri. Cic Bon? Stome te doracchi? Ah, ciò buco. Scena e osteris, cantina, la cosiddetta osteria. Anche se qui abbiamo avuto un problema con la lingua, perché in realtà quando noi di San Nicola ci riferivamo alle cantine nominavamo direttamente il proprietario, quindi veim te cipulazzi, veim te bufari, veim così. Comunque questa è un'approssimazione che dovrebbe bastarci nel 2010. Andiamo a trovare queste splendide fanciulle che rappresentano comunque una novità, perché all'epoca, ci spiegava il parroco Don Franco Scalise, anche le donne erano ammesse all'osteria e quindi ci è parso giusto utilizzare questo bellissimo spazio, che poi di fatto è un magazzino dove ci sono delle botti con del vino conservato. Adesso vediamo se ce ne offrono un po' e andiamo a trovare questi... Ecco l'oste, buonasera! Buonasera, si vemi? Mir. Cicpimi. Erpimic ver. Neve in ajapne cic. Allora, Salvatore, buonasera. Tutto a posto. Mi piace che Salvatore sia qui perché con la scusa abbiamo il modo di apprezzare anche il vestito maschile tipico al Brescia. Anzi no, vedete, questi tre sono tutti e tre maschili. Il nostro vice sindaco sempre veramente attento e partecipe a tutto ciò che si fa a favore della cultura, non solo qui a San Nicola dell'Alto, veste benissimo questa zoha che avete ormai, credo, imparato tutti, che sia il nostro vestito tipico, l'abbiamo visto indossato anche dalle bambine. Allora, volete dirci qualcosa sia in albanese che in italiano? Intanto, Tiziano, approfitto della tua presenza, tu sei il vice sindaco, cosa pensi di questa iniziativa? È stata un'iniziativa bellissima e spero che l'anno prossimo la rifaremo di nuovo e spero che i cittadini di San Nicola dell'Alto siano contenti.
Beh, ho avuto modo già di soffermarmi a parlare con qualcuno e penso che siano tutti molto entusiasti. Ce l'abbiamo messa tutta, speriamo, poi si può sempre migliorare, quello sicuramente. Franca, con te voglio parlare invece nella nostra lingua. E due tramse che mi passo un ghese a ciurbeio, un quattro dit, ma cantion quattro dit abbastanza impegnativi. Però vedendo i risultati che mi bon e che mi realizzato, che mi dà soddisfatti, è abbastanza, mi se digna ti invito troppo contento. Salvatore, tu invece cosa ci vuoi dire? Donna Suec? Cosa devo dire? È un'iniziativa molto ma molto bella. C'è stato un afflusso di gente, non soltanto San Nicolesi. E abbiamo ripromesso che d'ora in poi ogni anno saremo qui a ripetere queste scene. Vi auguro un buon anno a tutti e speriamo di rivederci di nuovo l'anno prossimo per questa scenetta. Grazie. E vi faremo fra poco. Ok, Raffaella, invece ti schizzi neve però? Cacchion pesante, se che mi sciurbe sciun, però successi cacchion e mi contento carta. Mi tu c'è buoni in aniati? Ci smette te carta. E ci smette transetti e ci so che mi se. Ti. E tu c'è anto. Ui, ui morti. Ui fornisuro, ui morti. Bene, e Cicverg Munde Chemina? Ci vogliono offrire anche il vino. E aspetta, vorrei che vedeste anche la botte. Che dice? E alcuni. Ui, tu davvero, dice sei un bot team. Salvato. Salute, Mir Serdit. Salute. Una bellissima bambina che abbiamo avuto modo di vedere anche nello spot pubblicitario quando ci invitava appunto a venire al presepe di Venti al Brescia, si chiama Angela e che cosa sta facendo? Sto lavando i panni. Ma tu sei quindi però vedo anche che hai questi barilotti, ma tu quindi riempi queste damigiane con l'acqua e poi le porti agli altri che ne hanno bisogno? Sì. Sei felice di quello che fai? Sì. E come sei vestita oggi? Con la? Zocca. Lo sai che sei bellissima? E poi cos'hai vicino a te? Cosa ci vuoi dire? La cimolai veri. Sta lavando i panni, am cimolai veri, sto facendo il bucato. Grazie Angela. Io qui soltanto vi vorrei soffermare a far vedere qualcuno dei recipienti che veniva utilizzato appunto per il trasporto dell'acqua, questo in particolare. L'ancella. Si accumula e invece qui abbiamo dei barilotti che potevano servire sia per il trasporto dell'acqua che per il trasporto del vino. E poi c'è appunto questa bellissima bimba che sta, Ochlanlveret, appunto sta facendo il bucato. Quello che manca in realtà, se fosse stata una scena in campagna, era la caldaia con il fuoco acceso e la cenere, perché tutti sappiamo che il bucato delle nostre nonne veniva fatto così, cioè attraverso l'utilizzo dell'acqua bollente e della cenere, mentre in questo caso un po' più moderno sto lavando col sapone, ma sei bellissima lo stesso, grazie. Allora, ci troviamo in un'altra scenetta di questo bellissimo presepe vivente al Brescia, il calzolaio, buonasera. Buonasera, il signor Alfredo che è davvero un calzolaio, il calzolaio per antonomasia di San Nicola dell'Arto, poi questo sappiamo che è un mestiere che purtroppo sta scomparendo, lei invece è tenace e sta ed è qui a lavorare sempre per noi. Yendi content che ho iniziative capresepi, sì, sì, io duget. Che ne bon mir, un capiacisto, che ne bon mir. Noi ringraziarmi se che ne da sciurto creatura, basch me juve, tu cuti chiemi, ti si chiuche core? Preda. E ti cusci? Salvatore. Salvatore? Lucido la scarpa, il calzolaio faccio. Non ci sto buono il pus. E tu te dora c'è? Ciò chiù? Guardamani. Guardamani. E c'è cischio cosa? Curisce me spacco, non ci so che mi spacco. E allora, voce c'è in bronda, sa tischia, si mo sciacca d'ora. E invece ti Alfredo c'è sbongio? Tu bari il pust. Ma c'è qui che monte, furma, ciocchio?
Forma. Forma? No. Ma fammi cosa, tutti occhi che ho bandiera tiki? No, ecco, come? No, ecco, suo nonno era calzolaio e ha avuto in eredità appunto dal nonno questa che noi chiamiamo bandiera, questa sorta di grembiule che serviva a proteggere i calzolai durante il loro lo svolgimento del loro lavoro. Volevo farvi notare un particolare dell'abito maschile che abbiamo visto prima all'osteria, Vosat. Vedete, questo è proprio qualcosa di tipicamente Arbresh e che si ritrova anche in alcune zone dell'Albania attuale. Da socio del coso, Alfredo, sei contento di questo che stai facendo? Io contento? No. Non devo spaventare? Va bene, vi ringraziamo e ci vediamo più tardi alla capanna quando arriveranno i re magi. A dopo, buon lavoro. Eccoli qua i casare, i andindiac bognin petkun. Abbiamo la signora Antonietta che di fatto fa delle squisitissime ricotte del formaggio meraviglioso qui a San Nicola. Lui è il marito, il signor Ciccio, che è stato gentilissimo perché ci ha prestato le pecore. Che fanno non è una scena, un'imitazione, è proprio la vita reale in questo caso. Antonio, cosa stavi facendo prima? Fai venire giù il latte. Gigi, Cici, si chiude chi? Questa è la rotola. A rotola. E esce il siero, no? Signora Antonietta, con lei parliamo in italiano perché lei si è sposata qui a San Nicola ed è di? Di Crucoli, di Crucoli. Come si trova qui da noi? Bene, bene, bene. E la tradizione qui casearia è la stessa che a Crucoli? Sì, sì, uguale, sì, sì. Un po', cosa sta facendo qua? Qua ho fatto il formaggio, qua le ricotte. Le ricotte? Sì. Questi canestrini che sta usando cosa sono? Queste sono le fiscelle di Vuda, di Vuda. Sì, invece sì. Qua ci spiega un pochino queste cose che vediamo che avete messo per noi? È il caccavo si usava prima ancora. Quello mette il latte per trasportare il latte. Questo invece che cos'è? E questo non lo so. Una forma forse per realizzare il formaggio, mi pare che abbia lo stesso diametro delle fiscelle. Sì, per quindi forse formaggio. Per stringere, per far venire giù il latte. Qui abbiamo questo bellissimo bambino che si chiama? Antonio Cecbon. Ci troviamo qui con il mio vicino di casa, Gigino Sulla, che prima di essere il mio vicino di casa è un corrispondente per il crotonese, al quale vorrei chiedere in Arbresh, attach pensarin kakio iniziative, ka presepi vivente Arbresh Shinko. Beh, kakion një kose re pëgjikorin, specialmente për shumë gjindje që lipsen kahora, ma ka shumë vjetë. Kakion një iniciative këtë komplimentare me t'i patri, pse, no, me t'i këtë jemi sinceri të kosat. Ka qënë një novita, bukur fo. Që kam fjasu me Tizianen, me vicës indakun, sa të proponirmi puru testatura. Pse është një kosë talmente bukur që riproponirin gjë kosat katë ka qenë kohë si ishi një herë. E sa të hritim, detu in italiano, ritorno al passato, e proponirmi gjithto koza, puru, testatura, in modo se këto gjindje që ka karnjen ka dekaperir të lipsen ka shumë vjetë të hora jonë, të rikordarjen kur ishin të veqile e si ishë hora një herë. Va bene, do të na japë që do një sugjeriment të ku mund miljorarmi? Ma ka këto koza, asatë sugjeriment, semplicemente jo, po darësi se kjo herë ka qënë shumë me bukur për përpëse o novitata. Magari, kur vete e bon pamita, nga zotito të boqë kozat mo mirë se ata që ke bon, qërti herë prave të finese shbajaret, quindi ke tjenë kozat shpontane. In breve ho chiesto al giornalista Sulla cosa pensi di questa iniziativa, lui mi ha risposto che è bellissima e da ripetere, stanno già valutando con l'amministrazione, nonostante lui sia poi un consigliere di minoranza, però è sempre molto partecipe alla nostra vita sanicolese e collabora finché è possibile, insomma, di riproporre la stessa cosa in estate in maniera tale da poter permettere agli
degli emigrati che tornano in vacanza al paese, di poter rivivere questi sapori, queste atmosfere del passato e quindi renderle fruibili non solo al pubblico presente qui in inverno, ma ad un pubblico un po' più vasto. Poi ho chiesto se avesse dei suggerimenti da fare, dice non gli sono venuti al momento, cioè forse il bello che un pochino è la prima volta, proprio la novità ha portato alla bellezza dell'evento, vero? Ho capito bene? Cioè, quando cerchi di fare qualcosa per migliorare, certe volte si sbaglia, invece le cose vanno fatte spontaneamente, così come vengono, perché sono le più genuine e sono, diciamo, sono buone e escono meglio, insomma. Ci troviamo nella scenetta del falegname, qui abbiamo dei bambini appunto che si stanno dilettando in questo mestiere. Anche qui la tradizione la fa da padrona, perché uno dei bimbi è il nipote del falegname, di uno dei falegnami più conosciuti qui a San Nicola dell'Alto, le Scarpelli. Adesso voglio sapere i vostri nomi e quello che state facendo. Ti si chiuche? Giuseppe. E Cicbon? Falegname. Ne ma Cicbonati, ciocchi? Uno giaspe. Uno giaspe. Ok, grazie. Invece poi qui abbiamo? Domenico. Cosa stai facendo tu? Una sedia. Una sedia? Ah. Sei felice di stare qua al presepe? Sì. E tu? Sì. Sì. E ti c'è sbonato? Sto rasando il legno. Ghiaccio dei mari. Ciao, Chiana? Che uisce non ho it? Ecco, questi attrezzi sono tutti di mio nonno, ha detto, appunto la pialla, poi la pialla più piccola e vari altri attrezzi. Andiamo invece da questa parte, chi c'è? Antonio. E? Michele. E voi cosa state facendo, teacher Bon? Io sto inchiodando i chiodi. Io ci vuoi gusto. E ti cucci? Teacher Bon, farignami? Sì. A posto. Ci troviamo con il sindaco di San Nicola dell'Alto, il dottor Francesco Scarpelli, che si trova in falegnameria in questo momento, e a lui vogliamo chiedere cosa pensa di questa iniziativa. Che dire, è una serata straordinaria, veramente sono sorpreso positivamente, naturalmente, perché non pensavo a una cosa di questo tipo, un'iniziativa che speriamo di ripetere tutti gli anni e di migliorare possibilmente. C'è poco da dire, insomma, è molto da vedere. E quindi vi invito veramente a fare un giro, l'avete già fatto, continuerete. Non ho parole. Qualche suggerimento per migliorare, qualche idea che magari potrebbe essere a favore di questa iniziativa? Sì, cioè l'ideale è quella di praticamente ripeterla tutti gli anni, possibilmente cambiando, modificando, cercando di apportare gli opportuni miglioramenti. Io dico che è un'iniziativa fantastica che valorizza la nostra cultura, le nostre tradizioni, il nostro modo di essere, è una cosa veramente entusiasmante. Qualcuno dei convenuti ha suggerito, quando l'abbiamo intervistato, di poter ripetere questo evento anche in estate. Lei cosa ne pensa? Beh sì, cioè, praticamente magari con una variazione sul tema. Adesso questo è un presepe, quindi è difficile ripeterlo d'estate, però potremmo pensare a qualcosa di simile, probabilmente riguardando, cioè, pensando agli antichi mestieri, forse alle tradizioni nostre minerarie, alle tradizioni, alle nostre locande, non lo so, insomma, sì. Penso che possiamo lavorarci noi come comune, con la partecipazione dello sportello linguistico nostro, con la parrocchia e con tutte le associazioni che intendono contribuire, dare il loro apporto per far sì che si punti sempre più alla riscoperta, alla valorizzazione delle nostre tradizioni. È bello sapere che poi non siamo figli di nessuno, ma che arriviamo, cioè siamo gli eredi di tradizioni importanti.
ultima domanda, poi la lasciamo così ci avviciniamo tutti alla capanna. Il fatto che ci sia collaborato finalmente, che ci sia appunto creata questa simbiosi tra le istituzioni, l'amministrazione comunale, ma poi anche la parrocchia, quindi il parroco, e l'istituto di Pallagorio, l'istituto complessivo di Pallagorio, come la vede questa collaborazione? Sì, no, non posso che esprimermi in termini positivi. Io dico che è una cosa molto positiva. Le sinergie che si mettono in campo in questi casi sono importantissime, sono evidenti, sono sotto gli occhi di tutti. Voi avete potuto constatare l'entusiasmo con cui tutta San Nicola ha partecipato, i nostri bambini sono stati fantastici, la parrocchia, che dire, da quando noi ci siamo insediati è stato un continuo collaborare, noi siamo molto contenti, e molto spesso, e non ho difficoltà nel dirlo, con l'entusiasmo di chi frequenta la parrocchia noi riusciamo a sopperire alle carenze finanziarie che voi sapete benissimo abbiamo, ci arrangiamo, nel senso, vedete, questa bellissima iniziativa viene fatta con il volontariato e con le poche risorse che abbiamo, ma e riceviamo poco o niente da fuori, ma insomma non è un problema, troveremo il modo per continuare, per, se possibile, per migliorare. Io ne sono convinto e io ringrazio veramente tutti. Tutti, tu ne sei protagonista, tutti quelli che avete lavorato perché questa iniziativa avesse un esito così positivo. Grazie sindaco, ci vediamo dopo. Grazie bambini. Ciao. Ciao, ciao. Finalmente siamo arrivati alla scena della Natività, Gruta e Bumbinellit, e conosciamo questa bellissima sacra famiglia che è composta dalla signora Adriana, dal suo marito Antonio che è di Carfizzi e dal bellissimo Giuseppe che è nato quando? 12 di novembre. Tanti auguri, chissà se lo capisce che oggi sta facendo una cosa meravigliosa. Speriamo, perché speriamo che gli sia valsa la pena. Io penso proprio di sì. E invece, Adriana, tu invece come ti senti in questo ruolo? Emozionante, non è da tutti i giorni fare Maria. E cosa auguri al tuo bimbo e anche a noi per questo Natale? Tanta salute, tanta fortuna e tanto bene, perché l'abbiamo veramente voluto con il cuore. Grazie, grazie davvero di cuore. Invece Antonio, tu cosa ci vuoi dire? Niente, che devo dire, è tutto molto emozionante e suggestivo. Bisogna dire un grazie a San Nicola, a tutta la comunità, e che dire, saluto tutti quelli di Carfizzi pure, perché ci sono molto vicini e sono molto emozionato. Grazie, grazie innanzitutto per la vostra collaborazione, poi lo sapete che siete stati preziosi in un paese dove non nascono più tanti bambini, giusto un paio all'anno, poi questa volta sono nate solo due bimbe, quindi vi ringraziamo davvero per essere venuti da Carfizzi, tu comunque non ti dimenticare che sei di San Nicola. E poi abbiamo... Benissimo, solo un altro minuto per ringraziare anche Beniamino con l'asinello che ci ha prestato il suo papà e poi il vitellino dei signori De Simone, che hanno aiutato anche all'allestimento di questa bellissima scena con la paglia, e poi a questi magnifici angioletti che sono i bambini dell'asilo di San Nicola dell'Alto. Posso dire al volo, siete contenti di fare gli angioletti? Sì. Sì, e tu? Sì. Ti è contento? Sei buon angioletti? Sì. Sì. Poi di qua abbiamo ancora Adelaide. Ciao. Ciao, tu chi sei? Alessia. Alessia e... Maria Vittoria. Chi? Maria Vittoria. Maria Vittoria, grazie, siete dei bellissimi angioletti. Anastasia vuole andare a trovare Gesù Bambino e sta portando i dono dei simboli più che degli oggetti di valore veri e propri. In particolare vorrei che vi soffermaste su questa fascia, fascia nella nostra lingua,
che è stata in uso fino agli anni 80, cioè i bambini venivano appunto avvolti a mo' di bozzolo con queste fasce, perché pare che questo tipo di vestizione fosse favorevole per la loro postura e per la loro schiena. E questa naturalmente è abbastanza è di seta, quindi è abbastanza prezioso, sicuramente era a festa. Poi abbiamo qui il pane, sono tutti dei simboli. Le uova, simbolo d'abbondanza, lo zucchero di dolcezza e poi copurilla, che è un cappellino appunto per Gesù Bambino. Io volevo soltanto ricordarvi che in questo caso abbiamo voluto rispettare la tradizione e i Re Magi non sono vestiti con degli abiti Arbrecht volutamente, anche se avrete notato che abbiamo fatto in modo che tutto, dico tutto, fosse fatto in modo che la Natività rispecchiasse la nostra vita, quindi è come se la Natività fosse avvenuta qui a San Nicola dell'Arto. I Re Magi sono giunti ai pressi della capanna, il coro della chiesa di San Nicola dell'Alto sta intonando l'astro del ciel, è veramente emozionante, non si era mai vista una cosa simile a San Nicola, sono emozionata anch'io. Finalmente siamo riusciti ad avvicinarci al parroco di San Nicola dell'Alto, Don Franco Scalise. Le dobbiamo dire, se oggi abbiamo potuto vivere questa bellissima giornata è merito suo, ha avuto quest'idea e a questo punto vogliamo sapere com'è andata. Beh, è andata benissimo, però non è solo il merito è di tutta quanta la gente di San Nicola dell'Alto, in particolare dei bambini, dei ragazzi delle scuole materne, elementare e medie. Abbiamo voluto tutti quanti insieme vivere questa, la gioia, no? La gioia del Natale per noi cristiani, e vedere la grandezza di questo bimbo, di questo Dio che nasce in una grotta, e come potete vedere abbiamo cercato il più possibile, no? Rappresentare le scene ricordando il passato e la nascita di nostro Signore. Perché ci ha tenuto affinché questo presepe fosse Arbrecht? E perché, i motivi sono diversi, in particolarmente uno per quanto riguarda l'inculturazione della fede, per dire che Gesù, bambino, nostro Signore, non è nato solo per gli italiani o, che ne so, per i calabresi, ma è nato per tutta gli esseri umani, no? Per tutte le razze, i popoli, quindi anche per gli albanesi, anche quegli Albrecht che vivono in San Nicola dell'Alto e altri due paesini nostri vicini, Carfizzi e Pallagorio. E quali sono come dire, le cose più belle che ha potuto vivere con questa esperienza, o le cose nuove, trattandosi appunto di un paese Albrecht?
Bah, la partecipazione. Ho visto che tutto il paese, ma tutto, dal più grande al più piccolo, tutti hanno messo qualcosa di suo, va bene? Chi, le mamme, i genitori, i papà, zii, nonni, ognuno ha dato del suo. E penso che questa partecipazione sia proprio un'indole dei paesi al Brescia, cioè dare tutto. E questo è stato bello. Pensa che si potrà ripetere questo avvenimento? Sicuramente, sicuramente. Questo è stato un anno, io dico sempre, le prime volte un anno di prova, va bene? Quest'anno è stato una prova, l'anno prossimo ancora di più. Benissimo, vuole dirci qualcosa, un augurio, non so, un saluto? Ha mai imparato lei qualcosa in Arbrescia a proposito? Non è più di un anno che è qua con noi, vero? Veramente ho imparato solo come chiama la gente a me, Prifeti. Bravissimo, e che cosa vuol dire? Prete. Benissimo, allora ci faccia un saluto e noi la lasciamo. Va bene, il saluto e l'augurio che voglio fare è questo, di far nascere nostro Signore ognuno nel proprio cuore.